un rossetto del sempre Mariella Burani. Ho fatto un periodo che compravo tutta roba della Mariella Burani, vabbè, color carne direi. Sì, io già ho le labbra un po' colorate di mio, perché ci devo mettere tutto il color carne, non so. Questa matita indefinita ha un argento molto glitteroso. Boh, lo tengo, non lo tengo, non lo tengo. Che schifo. Un altro rossetto della Top Live, scuro, e non riuso. Sto facendo un bel po' di pulizia, eh? Sì. Questa matita della Colestar, sì, numero 19, matita occhi. Che colore è? Ah, verde proprio. Proprio verde. Lì sembra tendente all'azzurrina, ma qua è verde proprio, sì. La tengo? Ma sì, la tengo. Questa matita minuscola, senza marca. Non so dove venga. Ma che caspita è questa cosa? Vabbè, non scrivo nemmeno, per cui via. Quest'altro rossetto della Deborah, il numero 758 di non so che linea. Sarà vecchio come il cucco. Un altro color carne. Una matita bianca, che non me ne faccio nulla. Un eyeliner bianco, però sempre della linea della Bon Bon Malizia. Un pettine. Poi, questo duo della Body Shop. Allora, Lip Adapter Effect. Quello lì, quindi da una parte brillante, dall'altra parte credo che sia quello gonfiante. Boh, non lo so, ma praticamente cioè, è secchissimo dentro, credo che sia tipo sì, assolutamente secco, quindi che schifo. Cioè quell'altro no. Quello della parte brillante è ancora usabile. Però fondamentalmente non lo uso. Questo lucida labbra al gusto arancia, credo, sempre della linea Bon Bon Malizia. Questo eyeliner della Body Trend. La luce sta calando perché sta facendo un po' buio. Vabbè, spero che mi vediate lo stesso. Allora, cioè, notare questo schifo. Io non vado orgogliosa di ste cose, ma non mi vergogno, per cui vi faccio vedere questo schifo. Che schifo. Sempre questo della Body Effect. Oddio, che cosa strana. No! È venuta fuori tutta la mina! Vabbè, direi che lo butto, eh. E poi questo non so come si chiama, l'ho visto in altri video di altre ragazze, queste palline. Vabbè, ecco, queste palline qui. Direi che è un ombretto, però non mi ricordo come si chiama. Con palline argentate, per cui rimane. Non c'è neanche la marca qua dietro. No, è troppo piccolo, io non riesco a leggere. Questa cosa gialla, orrenda. Sempre un lucida labbra, cioè protettore solare che io non uso. Un altro tipo. Questo non ve lo faccio neanche vedere perché fa schifo. Poi abbiamo quasi finito, eh? È un rossetto della Body Shop. No, della. Sì, della Body Shop. Strano
Strano, color carne. Pensa un po'. Bodice. Un'altra matita. Schifi. Dei tappi. Vabbè. Poi qui ho due, no, tre, che però penso che li butterò direttamente. Quello come quello di prima. Un altro della bottega verde, un altro della bottega verde. Sono contenta, insomma, sono riuscita a buttare via parecchia roba. Ah, giusto, adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato. Allora, sono abbastanza certa che mi sembra, perlomeno mi sembra di aver capito che la Kiko non fa i test sugli animali. Però, se mi sto sbagliando, mi raccomando ditemelo. Lasciatemi tutti i commenti qua sotto. Allora, ho comprato un pennello, sempre per ombretto, perché uso solo quelli. Ed è il numero 202. Che tra l'altro ho già usato, perché ho usato appunto per fare il trucco che ho qua, che ho addosso. Ed è il 202, questo qua bianco, che sicuramente tutti conoscete, perlomeno tutti quelli che mi guardano e che si intendono di trucchi e cose del genere. Io non me ne intendo, per cui vabbè. Poi ho comprato il correttore, che la tipa della Kiko mi guarda e mi fa, no, io l'ho detto, guardi, mi servirebbe un correttore perché il mio ormai ho finito. E mi fa, lo vuoi in, come si dice, in stick, oppure quello con il pennellino? Al che io l'ho guardata con una specie di mega punto interrogativo di fronte alla faccia e l'ho detto, non lo so. E lei niente, mi ha detto, me li ha fatti vedere tutti e due, poi mi ha guardato la pelle, la tonalità della pelle, tutte queste cose qua. E mi ha detto, guarda, secondo me, ti starebbe bene lo 02. 02. Natural concealer. E praticamente niente, alla fine tra i due, tra quello in stick e quello con il pennellino, ho scelto quello con il pennellino perché, per provare, perché praticamente quello che avevo prima ce l'avevo in stick. E allora ho detto, vabbè, proviamo questo qua. E tutto sommato non è male perché l'ho usato prima per provare, per cui. Poi ho preso due ombretti. Penso che andrò a prenderne degli altri prossimamente, perché anche se non sono economici, cioè non sono. So che ci sono delle marche che ovviamente costano molto di più, però insomma, per le mie finanze non sono molto economici nemmeno questi. Però insomma, penso che andrò a prenderne degli altri prossimamente. Quindi niente, ho preso ovviamente il nero, opaco, opacissimo. Che è questo che ho nell'angolino, ne ho dato proprio pochissimo perché ho provato e ho visto che colora tantissimo, per cui sono stata lì proprio tipo con la punta del pennello così appena appena. E poi alla tipa le ho chiesto, hai un rosso? Cioè io volevo un rosso 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 e lei mi ha dato questo, che vabbè lì non vedete tanto, però è un rosso bordeaux. Che devo dire mi piace, perché sì, magari se era troppo rosso era un po' troppo esagerato, invece questo rosso qua, che vabbè adesso non si vede neanche tanto perché la luce non è un granché, è un rosso, insomma, mi piace. Quello nero è l'84 e quello rosso è il 79. Ombretto ad altra pigmentazione, pipipipipipa. Va bene? Quindi basta. Non voglio diventare una matta per i trucchi, perché non è assolutamente mia intenzione. Però sì, l'unica cosa appunto che mi piacciono sono gli ombretti e quelli della Kiko mi sembrano molto buoni. Ok, penso che andrò a lavarmi le mani perché
sono una roba indecente. Vi saluto e ci vediamo presto. E un bacione a tutti. Ciao!